L'ultima volta abbiamo introdotto la definizione di derivabilità e abbiamo visto che se una funzione è derivabile è sicuramente anche continua, abbiamo visto che se è continua non è per forza derivabile e abbiamo visto anche le regole di derivazione di somma, prodotto e rapporto. A questo punto una prima cosa che possiamo cercare di fare, facciamo un po' di esercizio, andiamoci a... abbiamo poi introdotto la funzione derivata, quello che possiamo cercare di fare è andarci a calcolare le derivate di alcune funzioni note, un primo pacchetto. Allora, primo caso, se f di x è una costante, f prima, poniamo il punto x con 0, non è altro che uguale a c meno c al limite per x che tende a x con 0, c meno c fratto x. Quindi la derivata di una costante è 0. Secondo caso, f di x uguale a x. Se non specifico nulla, il dominio è tutto R, altrimenti dico dove. Se vogliamo andare a calcolare f' di x con 0, questo è il limite per x che tende x con 0, di x meno x con 0, tratto x meno x con 0. 1. Cosa ci devo mettere? F di x fa x, f di x con 0 fa x con 0, viene x meno x con 0. Fratto x meno x con 0 significa fa 1, limite di 1. Terzo caso, f di x uguale x alla n. Stavolta devo fare f' di x con 0, che è il limite per x che tende a x con 0 di x alla n meno x con 0 alla n fratto x meno x. Oh, questo rapporto però è un rapporto notevole, cioè si può svolgere prima di effettuare il limite e poi mi viene x alla n meno 1 più x alla n meno 2 per x con 0 più x per x con 0 alla n meno 1 più x con 0 alla n meno 2 alla n qua meno 2 e qua meno 1. Ok? Come si fa a capire? Provate a moltiplicare questa espressione per x meno x con 0. Allora, quando moltiplichi per x viene x alla n. Poi quando moltiplichi per x questo viene x alla n meno 1 x con 0, ma c'è anche meno x con 0 per x alla n meno 1 di qua, quindi questi due se ne vanno. Andate avanti, vedete che mano a mano tutti i prodotti intermedi si ridono 2 a 2, rimangono solo il prodotto di x per x alla n meno 1 fa x alla n e meno x con 0 per x con 0 alla n meno 1 che fa meno x con 0 alla n. Ora, quando x tende a x con 0, questo tende a x con 0 alla n meno 1. Per quale motivo? Perché abbiamo già dimostrato che la funzione x alla n è una funzione continua. E questo pure. Per quale motivo? Questo è fisso che vale x con 0. Quest'altro tende a x con 0 alla n meno 2. Il prodotto fa x con 0 alla n meno 2. E così via. Tendono tutti a x con 0 alla n meno 1. Allora basta contare quanti sono questi attenti. Allora, quanti sono questi addendi? Basta vedere il grado di x, n-1, n-2. 1, 0. Quindi abbiamo tutti i gradi che vanno da 0 fino a n-1. Quindi vuol dire che gli addendi sono n. Quindi, questo limite fa n volte per x con 0 alla n-1. Quindi se io voglio indicare la derivata di una costante, allora, f di x uguale c, f' di x fa 0.
f di x uguale x f' di x fa sempre 1, se f di x fa x alla n, f' di x quanto fa n per x alla n meno 1. Perché fa n per x alla n meno 1? Di questa derivata noi l'avevamo calcolata in x con 0, se adesso la derivata la dobbiamo calcolare nel punto x, ci dobbiamo mettere. Ok? Oh, questi due casi qua, in qualche modo, almeno questo è pleonastico, nel senso che se noi mettiamo n uguale a 1 ci ritroviamo che viene 1 per x alla 0, però i primi è meglio scrivere a parte. Questo è il caso generale. Ok? Stiamo parlando però di monomi. Per le regole di derivazione delle combinazioni lineari adesso siamo in grado di derivare qualunque polinomio. Cioè io, se io ho questo polinomio f di x uguale 6x cubo meno 2x quadro più 5x più 4, la derivata di questo polinomio calcolata nel punto x quanto farà? Allora, 18x quadro meno 4x più 5. Allora, come si fa? La derivata di x cubo fa 3x quadro per 6, cioè davanti 3 per 6 fa 18. La derivata di x quadro fa 2x per meno 2 davanti fa meno 4x, la derivata di 5x fa 5 e la derivata di 4 sparisce. Allora, dicevamo che tramite le regole di derivazione dei monomi che abbiamo appena svolto possiamo derivare qualunque polinomio. Ogni polinomio ha come dominio tutto R e possiamo derivarlo. A questo punto potremmo derivare anche le funzioni razionali. Per esempio, se io voglio derivare f di x uguale, che ne so, 1 fratto x meno 1, ovviamente x diverso da 1, come si fa? F' di x, questo è meno 1 fra x meno 1 al quadrato, perché sarebbe la derivata di 1 che fa 0 per, e quindi il primo pezzo non c'è, meno la derivata di x meno 1 che fa 1 per 1, quindi meno 1 e sotto x meno 1, se vi ricordate la regola di derivazione della forza. In realtà se f di x è il reciproco di una funzione g di x in generale, f' di x si fa meno g' di x fratto g quadro di x. È un caso particolare del rapporto, no? Si fa la derivata di 1 che fa 0 per g di x, quindi non c'è, meno g' di x per 1 fratto g quadro di x. Può valere la pena di ricordarlo direttamente. Ovviamente anche la derivata è definita per x diverso da 1. Derivando una funzione il dominio non può aumentare. Vedremo che ci saranno dei casi in cui, ecco, facciamolo subito un caso, un esercizio. Prendete questa funzione qua, andiamo a prendere questa, però non abbiamo la, la derivata della funzione composta, no, lo rimandiamo. Ok, allora stavamo dicendo che una volta che noi sappiamo derivare i monomi, sappiamo derivare tutti i polinomi, sappiamo derivare tutte le funzioni razionali, perché basta soltanto applicare le regole di
derivazione di sompro era. Ok, quindi per adesso ci fermiamo qua e andiamo invece a vedere che cosa significa sta derivata da un punto di vista geometrico. L'abbiamo già accennato nella lezione scorsa, ma adesso lo vogliamo sviluppare per bene. Allora, vi ricordo che f' di x con 0 è il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Quindi questo equivale a dire che f' di x con 0 è uguale a f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 più qualcosa che tende a 0. Qualcosa che tende a 0 si chiama o piccolo di 1, abbiamo già accennato, cioè una cosa che è diviso per 1 per 1 tende a 0. Naturalmente x tende a 0. Questa uguaglianza, se io vado a moltiplicare per x meno x con 0, equivale a dire che f' di x con 0 per x meno x con 0 è uguale a f di x meno f di x con 0. Quando moltiplico per x meno x con 0, o piccolo di 1 diventa o piccolo di x meno x con 0. Cioè diventa qualcosa che è diviso per x meno x con 0 tende a 0. Perché se è diviso per x meno x con 0 torna a quello di prima che tende a 0. Adesso il tutto equivale a dire che f di x è uguale a f di x con 0 più f' di x con 0 per x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0. Ho portato questi due dall'altra parte. Attenzione, qualcuno potrebbe dire vabbè, questo l'hai portato dall'altra parte, si vede, hai cambiato segno. Quest'altro l'hai portato da quest'altra parte e non hai cambiato segno. Perché? Perché meno piccolo di x meno x con 0, se vi ricordate, è uguale a 1. Ricordate, quando noi manipoliamo gli infinitesimi, comunque indichiamo con lo piccolo di x meno x con 0 non un determinato infinitesimo che è diviso per x meno x con 0 tende a 0, ma indichiamo un generico infinitesimo. Allora, cambiare di segno non cambia il suo status di infinitesimo che è diviso per x meno x con 0 tende a 0. Quindi non cambia niente. Quindi questa, dire che la derivata nel punto x con 0 della f è f' di x con 0 o dire questa è esattamente la stessa cosa. Ora, cioè se io voglio sottolineare questo, che se ho questa uguaglianza, allora m è uguale a f'. E in particolare esiste cioè allora
Se vi ricordate, quando io avevo una funzione continua, quando avevo una funzione continua, avevo questa uguaglianza qua. Ok? Io sapevo che f di x meno f di x con 0 tendeva a 0, cioè potevo dire che quando x tende a x con 0, f di x era uguale al valore nel punto più qualcosa che tendeva a 0, che abbiamo genericamente sempre chiamato piccolo di x. Ok? Questa è l'informazione che si trova in una funzione continua. Adesso andiamo a vedere che succede se f è derivabile. Se f è derivabile vale, abbiamo detto, vale questo. Più precisamente, io se voglio specificare questa uguaglianza un po' meglio, cioè voglio scrivere f di x con 0, poi o piccolo di 1, come lo voglio scrivere? Come un pezzetto che vale m per x meno x con 0. Vedete, questo tende a 0 per x meno x con 0. Questo pure. Ok? Però, quindi la somma di questi è o piccolo di 1. Però, di questo piccolo di 1 noi non sappiamo nulla su quello che poi chiameremo l'ordine dell'infinitesimo. Qui invece sappiamo che questo è un infinitesimo di ordine 1, cioè esattamente si comporta come x meno x con 0 alla 1, più un altro pezzo che chiameremo infinitesimo di ordine superiore a 1, perché è diviso per x meno x con 0. Quindi, prima noi avevamo l'informazione che f di x era uguale a una costante più un infinitesimo per x che tendeva a x con 0. La costante era il valore della funzione di x. Adesso supponiamo di avere l'informazione che questa uguaglianza si scriva un po' meglio, cioè abbiamo la costante, poi abbiamo un pezzetto di ordine 1, poi abbiamo un pezzetto di ordine superiore a 1. Allora cosa deve succedere? Per quello che abbiamo visto sopra deve succedere che per forza m deve essere uguale a f di x con 0 e in particolare deve esistere per noi. Chiaro? Ok. Ora, che cosa significa questa uguaglianza da un punto di vista geometrico? Significa chi è? Allora, facciamo il grafico di una funzione f. Facciamo il grafico di una funzione f. Qui abbiamo il punto x con 0. Se io vado a fare, vado a studiare una retta di equazione f di x con 0 più m volte x meno x con 0, chi sono queste rette al variare di m? Beh, una cosa è certa, che quando metto x uguale x con 0 questo pezzo viene 0, quindi la x fa f di x con 0, quindi tutte queste rette passano per il punto di coordinate x con 0 f di x con 0, cioè passano per questo punto del grafico della funzione. Tra tutte queste rette ce ne sta una sola, quella in cui m è uguale a f' di x con 0, che è speciale. Perché è speciale? Perché quando mi avvicino a x con 0, quello che avanza, se qua non prendo m uguale a f' di x con 0, ci sarà una differenza da compensare che sarà m meno f' di x con 0 per x meno x con 0. Cioè, io posso scrivere, lo scrivo meglio qua su. Allora, guardate bene. Io posso scrivere così, y f di x uguale f di x con 0 più m per x meno x con 0.
più f' di epsilon 0 meno n per x meno epsilon 0 più o piccolo di x meno epsilon 0. Perché? Allora, se ci fate caso, prendete la uguaglianza in cornice. Se fate la somma di questi due pezzi, mx meno epsilon 0 e meno mx meno epsilon 0, se ne va e torna esattamente questa uguaglianza. Ok? Allora, vedete che se io voglio scrivere così, e quello che avanza non è o piccolo di x meno epsilon 0, perché questo è di ordine superiore a 1, ma questo diviso per x meno epsilon 0 tende a f' di epsilon 0 meno m, che non è in generale diverso, che non è in generale uguale a 0, a meno che m non sia f' di epsilon 0. È un altro modo di ripetere questa implicazione. Ok? Quindi che significa? Significa che tra tutte queste rette ce n'è solo una che ha questa proprietà. Faccio prima di disegnare tutto. Qual è la proprietà? Ingrandiamo qua. Allora, la proprietà è che quando mi avvicino a x con 0, il rapporto tra la il delta y, quindi diciamo l'incremento della funzione, cioè f di x meno questo pezzo qui, il rapporto tra il rapporto tra la differenza tra il valore della funzione e il valore della della y sulla retta tangente, ho detto male, e invece l'incremento della x, questo rapporto tende a 0. Okay. Quindi lo status speciale di questa retta fa sì che possiamo dare a questa retta un nome particolare. Questa retta noi la chiamiamo per definizione retta tangente. Quindi per definizione, quindi non ci sta una cosa da dimostrare, sì. Allora, definizione. Si dice retta tangente a grafico di f nel punto x con 0 la retta di equazione y uguale f di x con 0 più f' di x con 0 per x con 0. Ok? Possiamo chiamarlo y uguale r di x uguale retta nel punto x. Proposizione: r di x è la retta tangente al grafico di f nel punto x con 0 se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di r di x o f di x meno r di x fratto x meno x con 0 fa tutto. Allora, in un senso questo è banale, in un senso, perché se io ci metto r di x con questa equazione qui, se prendo la retta tangente,
vado a fare la differenza di una f di x meno f di x con 0 meno f prima di x con 0 x meno x con 0, sappiamo che quello è un piccolo x con 0. Una premessa a tutto è: sia f derivabile nel punto, se la f non è derivabile di x con 0, diretta tangente non si può fare. Viceversa, se voglio una retta che faccia questo, se io voglio che questo limite debba tendere a 0, allora la retta in x con 0 deve valere a f di x con 0, perché altrimenti che succede? Che quando x tende a x con 0, questo tende a f di x con 0, questo non tende a f di x con 0 e il limite non tende a 0, perché una costante su 0 ha più o meno infinito. Quindi per prima cosa qua ci deve stare f di x con 0. Poi le rette che passano per f di x con 0, abbiamo detto, sono queste qua. Le rette che passano per x con 0 e f di x con 0 sono queste. Ci vado a mettere, l'ho fatto già prima il conto, ci vado a mettere f di x con 0 più m per x di x con 0, vado a fare la differenza, vedo che questa differenza tende a 0 se e solo se m è uguale a f di x con 0. Chiaro? Quindi la retta tangente si definisce quando la funzione è derivabile di x con 0. Tra tutte le rette del piano è l'unica che passa per il punto del grafico. E quando vado a fare questa differenza e la vado a dividere per x meno x con 0, mi dà 0. Quindi è caratterizzata da questa, da questo fatto. Perciò si chiama la retta tangente, perché non ce ne stanno due. La retta tangente è specificata alla costante, che la costante deve essere f di x con 0, anzi f di x con 0 meno x con 0 per f prima di x con 0, è specificato il coefficiente angolare che deve essere f prima di x con 0. Quindi, qual è il significato geometrico della derivata? Allora, f prima di x con 0 è il coefficiente angolare della retta tangente. Al grafico di F nel punto x con 0. Vedete? La retta tangente si scrive così: mx, m f di x con 0, non è altro che il coefficiente angolare della retta tangente. Bene, e così conosciamo adesso anche il significato. Allora, lo ripeto per l'ennesima volta: dire che una funzione è continua significa io ho il valore della funzione nel punto più qualcosa che tende a zero quando mi avvicino. Invece è un teorema, è diciamo, una funzione derivabile ha una struttura. Se la funzione è derivabile con zero, stavolta non è così e basta, è meglio. Cioè la funzione è uguale al valore della funzione del punto. Sta scritto qua. Più la derivata per lo spostamento dal punto, che vedremo chiameremo infinitesimo di ordine 1, quindi questa è una costante che non è un infinitesimo, è di ordine 0. Questo è un pezzo che è infinitesimo per x che tende a x con 0, ma diviso per x con 0 normalmente non tende a 0, a meno che la derivata non sia nulla. E poi quello che rimane è un infinitesimo però di ordine superiore a 1. Chiaro? Quindi è come se fosse un teorema di struttura. Una funzione continua è uguale al valore della funzione del punto più una perturbazione che tende a 0 per x che tende a 0. Una funzione derivabile no, è meglio, è
valore della funzione del punto più un incremento che chiameremo lineare di ordine 1 più un'ulteriore perturbazione che però è di ordine superiore. Va bene? Ok, quindi questa è la situazione. A questo punto possiamo riprendere il nostro diciamo specchietto, così calcolo delle derivate. Okay. Adesso noi sappiamo soltanto che queste funzioni derivabili hanno una struttura migliore delle funzioni continue e basta. Per capirci meglio, vi capiterà ogni tanto di vedere delle funzioni che indicano gli indici di borsa, no? Oppure allora, funzioni che indicano gli indici di borsa normalmente hanno un grafico, qualcosa del genere. In realtà però voi vedete che sono abbastanza frastagliate e se io vado a ingrandire una zona qui di questo grafico vedo che la frastagliatura si ripropone anche a qualunque tipo di scala. In molti casi si può vedere effettivamente che queste funzioni sono continue ma non sono derivabili in nessun modo. Tipicamente una funzione del genere è continua, non è derivabile da nessuna parte, cioè non ha un grafico liscio come primo, il fatto che abbia questo grafico corrugato e che questa, allora una cosa è che se il grafico è corrugato però andando a ingrandire il grafico si diventa più liscio, allora in quel caso la funzione è derivabile, solo che siccome le variazioni, diciamo, le derivate erano molto grandi, non si capiva che la derivata fosse derivabile, che la funzione fosse derivabile su una certa scala. Ma se invece il grafico rimane corrugato a qualunque tipo di scala, può capitare che effettivamente una funzione sia continua senza essere derivabile da nessuno. Questo è quello che tipicamente avviene. Poi possiamo avere, noi abbiamo già visto un esempio di una funzione non derivabile, abbiamo visto l'esempio della funzione valore assoluto, questo è il grafico, che aveva un solo problema in un solo punto, in tutti gli altri punti è derivabile. Ci sono però funzioni che non sono derivabili in nessun punto, nonostante questo sono continue. Ci sono. Se ne possono dare degli esempi sia nella teoria che nella pratica, ok? Quindi quello che bisogna capire è che una funzione derivabile ha intrinsecamente per sua struttura, derivabile in tutti i punti, per esempio ha per sua struttura un grafico più buono, più, cioè almeno in ogni punto possiede la retta tangente, questo è il grafico, questo è il fatto, se lo vogliamo dire con precisione. Ok, torniamo a vedere se le nostre funzioni sono derivabili o meno. Allora, andiamo a vedere le funzioni seno e coseno, quelle abbiamo già viste l'altro.
se io prendo la funzione seno, abbiamo detto f' di x con 0 chi è il limite per x che tende x con 0 del seno di x meno seno di x con 0 fratto x con 0. E però per le forme di Costafelli si è uguale al limite per x che tende x con 0 di 2 coseno di x più x con 0 mezzi per seno di x meno x con 0 mezzi fratto x meno x con 0. Ma abbiamo visto che questo diviso questo per questo tende a 1, quest'altro tende a coseno di x con 0, quindi la derivata del seno nel punto x con 0 è coseno di x con 0. Quindi se io adesso vado a scrivere f di x uguale sen x, chi sarà f' di x? Così x andiamo a fare la derivata di, allora da una parte se ricordiamo il grafico della funzione seno, da una parte ci aspettiamo che la funzione sia derivabile, per quale motivo? Il grafico del seno più liscio di così, in qualche modo ci aspettavamo che fosse derivabile, e infatti lo è. Andiamo a vedere per la funzione coseno. Allora, f di x uguale coseno di x. Adesso se devo fare la derivata nel punto x con 0, cosa devo fare? Devo fare il limite per x che tende x con 0 di coseno di x meno coseno di x con 0 fratto x meno x con 0. Che è uguale al limite per x che tende x con 0 di meno 2 seno di x più x con 0 mezzi per seno di x meno x con 0 mezzi fratto x meno x con 0. Allora, questo fratto questo per questo tende a 1 come prima, poi cosa rimane? Rimane meno, poi rimane seno di x più x con 0 mezzi che tende a seno. Quindi se f di x è uguale a coseno di x, f' di x sarà uguale a meno seno di x. Ok. Quindi fino ad ora abbiamo imparato a derivare i monomi, se sappiamo derivare i monomi sappiamo derivare i polinomi e le funzioni razionali, poi sappiamo derivare seno e coseno, ma se sappiamo derivare seno e coseno sappiamo derivare i cosiddetti polinomi trigonometrici, cioè tutte le somme di potenze di seno e coseno, tutte le combinazioni lineari di potenze di seno e coseno, e poi possiamo derivare anche tutte le funzioni razionali, cioè per esempio andiamo a prendere la tangente, chi è la tangente? Sen x su cosen x, come si fa a derivare? Se vi ricordate si fa cosen quadro di x sotto, poi si fa la derivata di seno che vale coseno per il denominatore non derivato, quindi viene coseno quadro di x meno la derivata di coseno che vale meno seno per seno non derivato, quindi meno per meno fa più, quindi fa, viene 1 coseno quadro di x. Quindi se la mia f di x
che è la tangente di x, la sua derivata farà 1 fratto cos quadro. E abbiamo ampliato un pochettino il nostro specchietto di derivata. Adesso vediamo un attimo, prima della pausa, vediamo un attimo come si può interpretare meglio la derivata. Se vi ricordate, la derivata in un punto è il coefficiente della retta angolare della tangente, della retta tangente, coefficiente angolare della retta tangente. Ma io quando parlo di coefficiente angolare della retta tangente, chi è? Allora, facciamo una figura fatta meglio. Allora, qua abbiamo la funzione y uguale f di x, qua abbiamo la tangente nel punto x con 0, f di x con 0, cioè y uguale f di x con 0 più f primo di x con 0 per x con 0. Questa è la retta tangente. È la funzione se ci metto la correzione o piccolo x meno x con 0, se invece non ce la metto è la retta tangente. Ora, chi è f' di x con 0? F' di x con 0 non è altro che la tangente di quest'angolo alfa. Il coefficiente angolare di una retta è dato dalla tangente dell'angolo della retta stessa con una colonna stessa, che rappresenta, cos'è la tangente? Poi incrementate di 1. Se questo è 1, questa quantità qui, questo delta, e questo deve essere m, cioè in questo caso il primo di scontro. Se questo si sposta verso destra di 1, questo sarà di m. E la tangente è proprio il rapporto da questo quadrato. Ok, ma ora cosa ci dice questa tangente in particolare? Questa, così è la derivata in particolare, coefficiente angolare di questa resa. Ci dice se la funzione sta salendo o se la funzione sta scendendo. Cioè, se questo coefficiente angolare è positivo, allora guardate bene, torniamo a questa uguaglianza qua, f di x meno f di x con 0, questo è uguale a f' per x meno x con 0, per x meno x con 0, più o piccolo di x meno x con 0. Fatemi cancellare questo pezzo, che non c'è niente. Allora, adesso dividiamo per x meno x con 0. No, devo dividere per x meno x con 0, sia qua, questo sparisce, sia qua, e qua mi viene o piccolo di x meno x con 0 fratto x con 0. Adesso supponete di stare abbastanza vicino a x con 0, questa quantità a cosa tende per x che tende a x con 0? Questa per x che tende a x con 0 tende a 0 per definizione, perché questo è o piccolo di questo. Allora, supponete che per esempio questo sia 3. Se questo è 3 e questo è abbastanza piccolo, questa differenza, questa somma sarà positiva. Che vuol dire? Che il rapporto tra l'incremento della funzione e l'incremento della variabile indipendente è positivo. Che vuol dire? Che se io mi sposto
che in quell'intorno di x con 0, se io mi sposto verso destra la funzione aumenta, se mi sposto verso sinistra la funzione diminuisce. Come si chiama una funzione del genere? Funzione strettamente crescente. Quindi sarà però locale, per un po', vicino a x con 0. Poi per esempio questa funzione potrebbe, qua sta salendo, poi potrebbe cominciare a scendere. Questo lo ritorneremo, lo definiremo in maniera precisa. Però quello che voglio farvi capire è che la mia derivata mi dice in particolare se la funzione sta salendo, se la funzione sta scendendo. Quando? Se è maggiore di 0 la funzione sta salendo, se è minore di 0 la funzione sta scendendo. Dove? Vicino a x con 0. Allora, vediamo un po' se la cosa torna. Torniamo alla funzione seno. Se io prendo la funzione seno tra meno pi greco e pi greco, poi vabbè, vado avanti. Che succede? Allora, in meno pi greco la funzione seno vale 0, ma la sua derivata vale coseno. Chi è coseno di meno pi greco? Coseno di meno pi greco è meno 1, che vuol dire che la funzione sta scendendo. Poi, mano a mano che vado avanti, quando arrivo a meno pi greco mezzi, il coseno di meno pi greco mezzi vale 0, che vuol dire nulla. Poi vedremo come analizzare questa informazione, però non mi dice né che stia salendo né che stia scendendo. Infatti, che cosa succede in questo punto? Che la funzione ha finito di scendere in qualche modo e sta cominciando a salire. Se prendete la funzione in 0, la funzione in 0 vale di nuovo 0, ma stavolta la derivata di seno coseno in 0 vale 1, che vuol dire che la funzione non sta più scendendo come in meno pi greco, ma invece sta salendo. E quindi vedete che fino a che la funzione sale la derivata è positiva, poi quando la funzione scende la derivata è negativa, e ovviamente dove passa dalla salita alla discesa la derivata deve essere per forza nulla. Perché se fosse positiva o negativa sarebbe continuando a salire, avrebbe già cominciato a scendere. Ok? Quindi questo è un altro discorso che ci dice la funzione derivata. Cioè il valore della derivata in un punto, il segno, non solo il segno ci dice se la funzione sta salendo o sta scendendo, ma anche il valore ci dice quanto sta salendo e quanto sta scendendo. Perché se la funzione si deve avvicinare al valore della retta tangente, a meno di infinitesimi ordine superiore al primo, è chiaro che se m è uguale, come in questo caso grosso modo sarà 1, la funzione sale in un certo modo, ma se m fosse 5 vuol dire che la funzione starebbe salendo in modo più veloce. Ricordatevi sempre questo, se qua c'è invece di 1 c'è 5, a ogni incremento della variabile indipendente qua l'incremento della funzione è 5 volte più grande, a meno di perturbazione di ordine super. Ok? Quindi questa è un'altra informazione che ci dà la derivata della funzione. Va bene, pausa.